Hola Darinaga, lascio a Fabio il comando, il webcam, siamo a Darinaga, sempre di Gran Canaria, e abbiamo pensato di affrontare un altro argomento critico quando si parla di online, ma più, questa volta più, come si può dire, più strategico, ok, non è tanto legato proprio alle... ad aspetti tecnici, ma a come viene gestito un progetto o comunque le offerte relative all'attività di marketing online. Perché ci sono due, in generale, per i lavori che si svolgono nel web, ci sono due modalità, due tipi di business. Di intendere, esatto, due tipologie di business, due approcci. Guarda un po' i surfisti qua, guarda che belli, vediamo se partono, guardate che spettacolo. Sentiamo, sì. Quindi due approcci diversi per quanto riguarda le attività di lavorative online, sostanzialmente. Quanto riguarda il business online, chi fa attività di qualsiasi genere, dal sito web agli servizi SEO, ai servizi pay per click, ci sono due modi di lavorare che definiscono, diciamo, due tipi di business, nel senso che hanno anche diverse modalità di scalare per questi business. Quali sono? Noi abbiamo individuato, noi, proprio dalla nostra esperienza, non l'abbiamo letto da nessuna parte, ma abbiamo trovato che ci sono queste due strade distinte e non possono essere prese in contemporanea, ok? La distinzione è data dalla focalizzazione di questi business. La chiave che utilizzano per scalare. Ok, quindi, numero uno, ragionare ad ore. Focalizzazione ad ore. Ogni lavoro viene quotato ad ore, e si cerca di raccogliere il maggior numero di ore possibile. Quindi viene quotato in base alle ore che si dovrebbero teoricamente impiegare per svolgere quell'attività. Okay, quindi ogni attività aggiuntiva viene quotata in base proprio al tempo necessario per svolgerla. Ed è totalmente slegato dai risultati potenziali che possono derivare da questa attività. Facciamo un esempio. Potrebbe essere che un'attività richieda molto tempo per essere implementata, non so, magari 10 ore, però quelle 10 ore, poi una volta implementata, non sposti l'asticella dei risultati molto più di molto. Al contrario, ci possono essere altre attività, magari, ad esempio, non so, parlando del nostro lavoro, una piccola ottimizzazione di una campagna Google. Sì. Sta ancora registrando, che magari mi richiede 10 minuti di lavoro, ma che mi porta ad un aumento del fatturato del 30%, magari mi porta a 10.000 euro di fatturato in più questo mese, però mi ha richiesto solamente 10 minuti di lavoro operativo, ma anni di esperienza per capire che quella cosa poteva funzionare. Ecco, l'approccio a ore, diciamo, non tiene conto delle attività che servono o che non servono, ma se voi chiedete a un business di questo genere di farvi un'attività, ve la quoterà e ve la farà, potete starne certi, e lo farà anche spesso, magari con una quotazione oraria abbastanza importante, perché il business è basato su quello, il loro modo di scalare e poi delegare questi lavori a dipendenti o altri professionisti che si occupano esattamente poi di svolgerlo. Quindi loro riescono a scalare aumentando questi lavori in ingresso, perché comunque per loro non comporta un aumento di ore durante il giorno. Loro marginano su questa differenza tra il prezzo che chiedono a voi e il prezzo che poi pagano magari il professionista, e di conseguenza hanno questo margine fisso e loro scalare, loro aumentare i guadagni sta proprio nell'aumentare le ore. Okay. Esattamente. Approccio totalmente opposto. Secondo tipo di business, approccio basato sul valore.